24 aprile 2022, una data che entra di diritto nella storia dell'Audace Cerignola perché 85 anni dopo la squadra del presidente Danilo IV realizza il sogno e conquista la tanta attesa promozione in Lega Pro. Quella del Cerignola è la vittoria della programmazione e della scelta di puntare su una squadra che è un mix di talento ed esperienza. È la vittoria di un gruppo allenato in maniera magistrale dal tecnico Michele Pazienza, uno capace, una volta messi gli scarpini al chiodo, di inseguire la passione dell'allenatore, riuscendo in due anni ad esprimere il più bel calcio visto a Cerignola, plasmando l'intero gruppo ed entrando nella testa dei suoi giocatori. Risultato: una cavalcata leggendaria, una grande pagina di storia scritta a suon di record. La squadra gialloblu ha infatti dominato giocando un calcio bello, solido ed efficace, che ha coniugato la straordinaria solidità difensiva, miglior difesa del girone H, alla capacità di mettere in campo, a volte anche tutti insieme, i giocatori dalla maggiore propensione offensiva, di una rosa incredibilmente ricca di talento e personalità, che ha dimostrato la sua forza anche nel match promozione contro il Bitonto, vinto per 1-0 con gol di Tascone al minuto 60. È il gol che ha fatto scattare la festa in una città intera impazzita dalla gioia di una squadra che ha dimostrato di essere un gruppo unito e compatto, soprattutto nei momenti difficili. Sì, sembra strano, ma ci sono stati anche quelli. Facile pensare al pari casalingo contro il Nardò, che sembrava quasi compromettere la scalata verso la Serie C. In quel momento Allegrini e compagni hanno posto un veto indissolubile: Pazienza non si tocca. Stessa direzione poi seguita dalla società, ed è stata quella la vera svolta del campionato. Da quel momento in poi la squadra non ha più perso e ha collezionato ben 32 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, che l'hanno proiettata fino al significativo più 14 sul Francavilla secondo, in un girone come quello H storicamente più difficile di tutta la Serie D, che sintetizza al meglio che a vincere sono stati davvero i più forti. Presidente IV, che emozioni, che giornata, che risultato. L'Audace Cerignola in Serie C, finalmente. Emozioni indescrivibili, ritengo che forse è il momento più emozionante della mia vita, eppure qualche soddisfazione in ambito lavorativo, calcistico, finora comunque me la sono tolto nonostante la mia giovane età ancora. Però se oramai la partita è terminata quasi un'ora e sono ancora qui su questo rettangolo verde, un motivo ci sarà. Perché adesso, al di là di questi ultimi 90 minuti finali, dove i ragazzi anche nella partita odierna, nel primo vero match point, hanno dimostrato a tutti i costi di voler chiudere quanto prima appunto la pratica, ovvero finalmente nominare questa parola tanto sognata, che non abbiamo mai nominato, ovvero Serie C, che adesso la potremo gridare a chiare lettere. È un qualcosa veramente di indescrivibile, un qualcosa, un merito di tutta questa città. Tutto questo è per questa città. Cerignola meritava il professionismo, un gruppo di lavoro incredibile, uno spogliatoio fantastico, uno staff tecnico di una professionalità assoluta. I miei applausi vanno a tutti: direttore di Toro, direttore generale di Biase, il direttore tecnico De Lorenzis, l'avvocato Marino, tutti i miei sponsor, tutti i nostri sponsor, tutti i sostenitori. E ogni singolo addetto ai lavori, appunto da stampa, grafici, il nostro segretario Marco Santopaolo, i nostri magazzinieri, credetemi, la vittoria veramente di tutti, gli steward, ogni addetto ai lavori, le hostess, il nostro bar. Un doveroso ringraziamento anche alla vicepresidentessa Antonietta Ladogane, comunque si prende cura ogni giorno di tutti i ragazzi. Questo è veramente una vittoria con un trionfo epocale. È un susseguirsi di emozioni che adesso come adesso però dovremmo vivere, dovremmo continuare a festeggiare, però allo stesso tempo da martedì dobbiamo ricaricare un po' le batterie, perché sabato affrontiamo su questo campo, su questo terreno di gioco, che oggi ho già visto una città veramente inverosimile, forse c'erano 6.000-7.000 spettatori, uno spettacolo che forse neanche nel 70% dei campi di Serie B si vede, e questa città merita veramente adesso questo palcoscenico. E il professionismo adesso, che mancava da quasi un secolo, dobbiamo tenercelo stretto e dobbiamo soprattutto programmare un futuro rosso, perché qui si può fare calcio.